Innanzitutto grazie della presenza, il motivo per cui abbiamo indetto questa conferenza stampa è perché, visto l'allentamento delle misure, delle restrizioni, Rete ha impostato un calendario di appuntamenti per tornare tra la gente, perché chiaramente con le restrizioni dovute al Covid molte attività non si potevano più fare e visto che adesso insomma, si potrà rivedere in presenza con le dovute precauzioni, abbiamo deciso per il mese di maggio di intraprendere tutta una serie di attività che poi anche i miei colleghi andranno a elencare. Quindi Rete rientra, non l'ha mai abbandonata per la verità, perché comunque con le piattaforme Zoom e con i mezzi che il Covid ci ha fatto conoscere, abbiamo cercato comunque di mantenere un contatto sempre ben presenti tra la popolazione, ma è chiaro, farlo in presenza è tutta un'altra situazione. E per questo abbiamo deciso di riaprire le porte della sede e di fare tutta una serie di serate pubbliche su tematiche che sono di stretta attualità e comunque di provvedimenti, su provvedimenti che arriveranno a breve in consiglio anche per la sua approvazione. Direi che è confortante da una parte dire che il peggio a nostro avviso è passato, vediamo che i dati di questi ultimi giorni sono abbastanza positivi, di fatto avevamo un dato di positivi un mese fa, avevamo oltre 500, oggi ne abbiamo solo 35 casi attivi, quindi credo che la campagna vaccinale stia funzionando bene, che le misure che il governo e questa maggioranza hanno messo in campo stanno funzionando, però è chiaro che questo vuole essere un appello, a fronte di un graduale ritorno alla normalità non possiamo da una parte passare la guardia rispetto a questo tremendo virus e soprattutto un appello a chi in questo momento ancora non si è vaccinato, sono circa 3.500-4.000 persone, siccome il nostro paese è stato lungimirante ed è riuscito ad ottenere in tempi brevi vaccini utili per poter vaccinare tutta la popolazione, credo che non sfruttare questa grande opportunità sia, anche perché noi in questo momento abbiamo un forte bisogno di una ripresa sia economica che di circolazione, quindi solo con un'immunità collettiva questo ci può consentire di farlo. Quindi, questo è un appello che ci cerchiamo di fare. Dicevo, focus sulle attività di Rete, abbiamo programmato due serate pubbliche, a nostro avviso su temi molto importanti. La prima sarà giovedì 13 maggio a Gualdicciolo, al centro Guapo da Coliva, e dove si tratteranno i cambiamenti rispetto al codice ambientale, cioè arriverà presto un provvedimento di legge che va a modificare alcune cose del codice ambientale. Inutile ribadire che il Paese sui temi ambientali e ecologici ha molta sensibilità, ancora di più in questo momento perché noi abbiamo aderito all'Agenda 2030, quindi credo che dovremmo avere ancora più sensibilità su questi temi. È chiaro che cominciare una serie di appuntamenti con un tema così importante, molto sentito dalla cittadinanza, credo possa essere utile a dare tutte quelle risposte rispetto a queste modifiche che si andranno ad apportare. Quindi, questo è il primo appuntamento, fra l'altro interverranno anche i segretari di Stato, quindi sarà un appuntamento molto importante. Dall'altro invece sarà lunedì 17 maggio, sarà una serata pubblica che verrà fatta al Salto Equivalente di Murata,
sempre alle ore 21, e riguarderà la serata sul tema della cannabis terapeutica. E credo che dopo l'approvazione in prima lettura del PDL sia importante per la politica e per i cittadini fare tutta una serie di domande, considerazioni, approfondimenti rispetto a questo progetto di legge che, lo voglio sottolineare, va a normare l'aspetto curativo, terapeutico della cannabis, che a nostro avviso è una grossissima opportunità per questo Paese, sia a livello finanziario, di entrata, insomma dobbiamo guardare di quello, ma soprattutto per essere un centro, un catalizzatore di imprese che insomma, possano no, impiegare la materia prima, la cannabis, per fare questi medicinali che in questo momento sono sempre più richiesti. Sappiamo che hanno degli effetti benefici in tante malattie, anche di quelle più complesse, e credo anche che questo provvedimento insomma, è tardivo, perché insomma, si poteva sull'aspetto terapeutico arrivare molto prima, però insomma, questa maggioranza, questo governo ha avuto la forza insomma, di portarlo, e credo che ci siano anche tutte le condizioni per dare una vera opportunità. Quindi su questa materia vogliamo comunque fare chiarezza e rispondere a tutte le domande dei cittadini, perché è chiaro, no, sul tema comunque è sempre stato un tema molto divisivo e dove c'è stata anche molta disinformazione, e quindi credo che con queste due serate Rete insomma darà il proprio contributo per fare dipanare tutti i dubbi, tutte domande che i cittadini ci vorranno fare. Lascio la parola ad Andrea. Sì, un po' ho anticipato Emanuele sulle varie attività. Oggettivamente bisogna fare una piccola premessa. Questo governo è in carica da nemmeno un anno e mezzo. Un anno e mezzo dove siamo stati condizionati pesantemente dalla pandemia, come purtroppo è normale che sia. E come Rete Buone abbiamo sofferto non tanto per la pandemia in sé, ma proprio per quell'aspetto che ci è venuto a mancare, quello di contatto con la gente. Tanto che l'anno scorso, insomma, subito dopo i primi allentamenti, avevamo cominciato diverse attività. Una di queste, che sarà il primo evento in assoluto durante questo mese di maggio, è la riproposizione dei mercoledì con Rete, che erano sostanzialmente un giorno fisso a cadenza settimanale, dove i cittadini possono venire qui da noi in sede, dove troveranno consiglieri, funzionari o appartenenti alla direzione del movimento, e dove, siamo sinceri, quelle poche volte che l'abbiamo potuto esercitare l'anno scorso ha riscosso un successo via via sempre più alto. E ne ho partecipati diversi, devo essere sincero, erano momenti molto costruttivi, perché poi comunque c'era la possibilità anche per i cittadini di esprimere dubbi, ma anche molte proposte ne sono arrivate. Alcune di queste sono state accolte, le stiamo lavorando tuttora, sono state inserite nei progetti di legge presentati, in altri progetti di legge verranno immessi, quindi è un momento di confronto veramente molto, molto costruttivo e molto formativo, sia per noi che per la cittadinanza. Perché dico per la cittadinanza? Perché una delle cose che purtroppo abbiamo riscontrato in me in questo anno e mezzo è la massiccia disinformazione che spesso pervade nella nostra cittadinanza, dove sappiamo un po' come quel gioco del telefono, dove una persona dice A, poi alla fine del gioco la lettera dall'A diventa la Z, perché se ne sentono veramente di ogni, così come anche sull'ultimo decreto, interpretazioni molto fantasiose, dove il sentito dire spesso prevale sulla realtà dei fatti. Quindi una di quelle cose che proprio ci teniamo a fare, come abbiamo sempre fatto, sia in opposizione che al governo, e credo che Rete sia una delle pochissime realtà che non ha mai cambiato il proprio modo di operare, quindi sia che fosse l'opposizione, sia che sia il governo, gli incontri con la cittadinanza li fa e continua a farli, e dove cercheremo anche di dare un po' delle informazioni corrette, quindi sia per i mercoledì con Rete, poi a giugno stiamo pensando a tutta un'altra serie di eventi, così insomma sperando che poi questa pandemia sia davvero messa alle spalle e poter sempre di più riuscire a interagire con la gente. Oggettivamente la disinformazione un po' gioca a favore di quelle,
di quel, diciamo così, piano, un po', vediamo che spesso, non posso, non tutti contro rete, però vediamo che spesso il bersaglio privilegiato di qualsiasi cosa è rete. Provo a spiegarlo con una frase, nel senso, quando il governo, quando questo governo, questa maggioranza fa bene, il merito è sempre di qualcun altro. Quando c'è qualcosa che va male, al di là della delega o della segreteria che se ne rende, si rende di questa cosa, la colpa è sempre di rete. Sembra quasi come essere diventati il bersaglio privilegiato di una di certa parte di informazione o di... ma è normale, il giochino è un po' il teatro politico, insomma, sono dinamiche normali che ci sono. Per questo noi vogliamo incontrare la cittadinanza per cercare di dare il nostro punto di vista, spiegare i provvedimenti che sono stati presi, perché in quest'anno, durante la pandemia, non è che non si è fatto nulla, anzi, purtroppo, ovviamente, come diceva Noel, le limitazioni c'erano, quindi molte delle energie sono state messe proprio nel contrasto di questa pandemia, e crediamo che anche Rete abbia contribuito a gestirla in una maniera, in un ottimo modo. Basta ricordare che, tolto il primo lockdown del 2020, San Marino credo che sia stato l'unico paese in Europa dove non hanno subito restrizioni con chiusure forzate, lockdown, ma le attività sono rimaste sempre aperte, si è cercato di gestire al meglio questa pandemia con le cure domiciliari, tenendo le attività aperte. Poi ovvio qualche limitazione purtroppo c'è stata, quindi è normale che magari parte della popolazione non sia contentissima, però oggettivamente credo che sia un dato incontrovertibile la gestione della pandemia da parte dello Stato sammarinese sia stato forse, non dico un esempio a livello mondiale, ma d'altronde non è un caso che anche nelle scorse settimane sono state parecchie le televisioni estere e straniere che sono venute un po' a tastare con mano come San Marino ha gestito la pandemia. Detto questo, insomma, io lascio la parola a Gloria, dove cercherà di illustrare degli altri appuntamenti che si svilupperanno in questo mese di maggio. Sì, sulla scia di quello che ha detto Andrea, abbiamo pensato a un nuovo format, a un nuovo ciclo di appuntamenti che si chiamerà appunto A Tu per Tu, ed è un appuntamento che abbiamo pensato un po' per questa nuova veste che abbiamo, no, per forza di maggioranza, un po' sempre per andare incontro a quella che è appunto la disinformazione. E questi ciclo di incontri praticamente saranno degli appuntamenti privati, diretti, con il cittadino, con un consigliere. Quindi i consiglieri, il gruppo consigliare del movimento metterà a disposizione appunto la presenza di un consigliere per ogni appuntamento che verrà messo in atto, appunto. E iniziamo la prossima settimana, l'11 di maggio, dalle 17 alle 19, e ci sarà il consigliere Daniela Giannoni, per poi proseguire il 15 di maggio, che è un sabato, dalle 10 alle 12, e ci sarò io come consigliere. E appunto questo sarà un modo anche per spiegare, per far sapere alla cittadinanza, comunque al cittadino singolo che magari in maniera privata ha meno difficoltà a confrontarsi o comunque ad esporre le proprie considerazioni o i propri approfondimenti. E, appunto, sarà un modo per parlare di quella che è l'attività consigliare, dell'attività politica, di tutto quello che si è fatto in questo anno, che effettivamente è stato molto caratterizzato naturalmente purtroppo dalla pandemia, dal Covid, ma che non è stata l'unica attività che, come voglio dire, come attività politiche sono state portate avanti, insomma. E quindi sarà un nuovo format che ci auguriamo possa avere successo, proprio perché appunto in maniera singola e privata si potranno affrontare tutte le tematiche di interesse comune o di interesse, insomma, del cittadino, anche solo appunto di parlare dubbi o appunto considerazioni rispetto all'operato, rispetto a quello che è stato fatto.